televisivo rapidissimo, e in effetti mi pare che se c'è la condivisione sulla bozza di un documento da pubblicare sui giornali domani, stiamo adesso facendo una verifica rapida con i colleghi di Milano, i direttori che stavano a Milano, adesso non ci sono, ma invito chi è a Milano di sentirsi rapidamente con Feltri, con De Bortoli, di Calabresi, i direttori che sono intervenuti, abbiamo fatto spedire a voi subito, spero che sia arrivata la bozza di nota, perché se anche i direttori intervenuti sono d'accordo, Riotta, la diffondiamo subito. Vi dico che hanno aderito, o tra i direttori che non hanno preso la parola, sono andare via prima, Laggi, era presente qui il vice direttore Lucaroni, l'agenzia Dile, adesso non trovo il foglietto, c'era il direttore, Giuseppe Pace, articolo 1 abbiamo detto, radio articolo 1, non so se ne manca ancora qualche altro, io li ricorderei tutti quindi dopo, darei la parola però perché mi sembra molto molto significativo il fatto che sia arrivato qui e sia ora qui vicino a me il presidente della FIEG Carlo Malinconico. Abbiamo fatto con la FIEG recentemente un appello congiunto, non ha avuto molta fortuna, però spero che da oggi in poi l'iniziativa comune che riguarda tutti, non interpella appunto una corporazione come abbiamo detto, ma interpella i cittadini e chiama all'impegno tutti coloro che hanno a cuore la libera stampa, il suo libero corso, il suo corretto esercizio, nel termini professionali come in termini di impresa. Do la parola al professor Carlo Malinconico, presidente della FIEG. Grazie al segretario generale Siti, al presidente Roberto Natale. Ci tenevo a essere presente a questo invito, a questa iniziativa che mi pare molto importante e significativa. Direi che più che le parole contano gli atti. In questo momento la situazione che voi avete descritto nel corso di questa serata ovviamente coincide con la nostra analisi, ripeto, non è soltanto un problema di esposizione di valutazioni da parte nostra, ma voleva essere innanzitutto un gesto che esprima la condivisione di tutte le componenti del settore, quindi compresa quella degli editori, su questi temi così determinanti e significativi. Vorrei dire che fin dall'inizio, nel caso in questo caso dell'iter alla Camera, noi avevamo esposto la nostra contrarietà su tre temi fondamentali: quello delle limitazioni alla libertà, al diritto di cronaca, in particolare alla cronaca giudiziaria, che in questo momento al Senato viene ancora peggiorato con l'iniziativa, con la dizione che è stata assunta e che quindi esclude la possibilità di dare notizia anche delle inchieste giudiziarie, e questo è un primo profilo delicatissimo. Il secondo profilo, l'aspetto sproporzionato delle sanzioni che tradiscono in realtà la volontà di andare oltre quello che è l'obiettivo comunemente rappresentato, cioè la tutela della privacy. Terzo, che metto per ultimo, ma non è ultimo, e dirò perché. Gli editori hanno rappresentato che la previsione di sanzioni a carico degli editori, al di là del loro ammontare, l'abbiamo sottolineato anche quando è stato prospettato che si sarebbe potuti andare ad una diminuzione delle sanzioni, per noi non è un problema di quantum della sanzione, ma un problema di assetto, e cioè il sistema dell'impresa editoriale, dell'azienda editoriale, così come oggi, è un frutto di un delicato equilibrio, un delicatissimo equilibrio, su cui si fonda anche appunto il tema del diritto fondamentale della stampa. E quindi la modifica di ogni assetto, di ogni aspetto che riguardi il rapporto tra editore e corpo redazionale del giornale, naturalmente è un bonus e va a toccare un aspetto che tradizionalmente, se la tradizione l'ha creato questo sistema, una ragione ci sarà e c'è. E allora abbiamo segnalato e insistito su questo tema, come ricordava il segretario generale Siti, senza molta fortuna, però naturalmente noi insistiamo nel sottolineare la profonda criticità di questo.
anche proprio per quanto riguarda l'assetto della materia territoriale. Su questo io mi congedo da voi e naturalmente